Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Come ogni anno ben ritrovati, è sempre molto bello vedere il teatro pieno ogni anno. Questa sera ho il piacere di presentarvi la commedia dal titolo Sentuti Fradei, scritta nel 2020 dal noto autore folgaretano, nonché nostro compaesano, Fabio Valle. Bruno, boscaiolo e protagonista della vicenda, vive con la moglie Gianna e la figlia Nicole in un piccolo maso di montagna. In piena campagna elettorale, l'uomo candidato sindaco si ritrova a dover gestire alcune scomode situazioni familiari che rischiano di minare la sua candidatura e la sua stessa reputazione. A tirare le fila di queste problematiche è Alba, sorella di Bruno, anch'essa candidata sindaca ma del partito opposto al fratello. Riuscirà il rude e burbero Bruno a salvare la faccia alla sua famiglia? Gli ideali in cui crede profondamente potranno effettivamente essere le basi su cui creare un futuro sereno e felice per la figlia Nicole, volontaria, impegnata nel sociale e segretamente innamorata di un ragazzo? Come possiamo intuire dal titolo, sarà uno spettacolo che ci farà riflettere su come giudicare senza conoscere sia una delle prime forme di ignoranza e di come le apparenze che si presentano ai nostri occhi troppo spesso ingannano profondamente le nostre idee. Ci teniamo inoltre a sottolineare che ogni riferimento a persone e luoghi è puramente casuale. La compagnia teatrale La Zinzola, con un susseguirsi di colpi di scena, vi augura una buona visione. Abbandoniamo per un paio d'ore le preoccupazioni e i pensieri di tutti i giorni e ammiriamo l'arte del teatro, buono spettacolo con Sentuti Fradei. Gianna! Gianna! Sempre così, uno passa la giornata ante il bosco, a tagliare zobore, a far su legna, arriva a casa e non c'è nessuno. Gianna! 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 Sono in cosina, Bruno, un attimo e arrivo! Un attimo arrivo, sì! Dai, dai che sono strac morto, dai! E che via da fare una salta in sala del partito anche dopo! E che via da fare fattura prima di notte anche! No, guarda chi! Neanche la tavola apprezzata per la cena! Nicole! Nicole! Sempre in giro come fiola! Barbara! Barbara! Se puoi capire. Neanche mia cugnata non è mai. Tre donne in casa e neanche un boccone da cena. Abbeato tra le donne, dice. Ah, ho ben capito perché. Ah, perché se vuoi una pazienza, ma non ha pazienza, che dite tu cantera, sì. E te ne venti, beato per forza. Gianna! Gianna! Ma sagate da cigar, Bruno. Cosa che gode a cigar? Lei è le 8 la sera, sono stracmort, fa ma come noi, non è niente pronto e addirittura non è neanche la tavola parecciata e non dovevi assigare? Ma sta calmo che la cena è pronta e la tavola l'ho preparata di là perché stasera la Nicole non la ghe e mia sorella Barbara la ghe il corso dei pompieri, dai. Ma dimmi tica me cugnare, Zà, mi tocca spitare la chiasba, è un po' adesso di un mendena a fare il corso dei pompieri. Poretti lori, certo. Poretti lori? I poretti lori. Perché, scusa, se vuole risentire? Perché vuoi dire che chi in Folgaria che aveva il miglior corpo dei vigili della regione? Era. E lori, i gabisoni delle persone nuove ed efficienti. Novece ed efficienti. Ti ricordo che ti sei drio a parlare di mia sorella, sa? E comunque non vedo cosa che sia di strano se la vuole rendersi utile. Rendersi utile? E in quella condizione che la è lì? Guarda che c'è se rampa in cima all'albero a 60 anni. Lei è il gatto della disperazione che lo porta giù.
E no, viceversa. Te ligo. Sì, ridi. Guarda che non si sa mai cosa che può succedere in giorno o l'altro. Dai, guarda, so mai che succedere, ne venga a ridere, dai. Allora, ma... Ascolta. Ma invece, Nicole, bagna la fuori anche stasera? Te non sei amica ancora tu a quel centro sociale lì? Sì, che lei lì. Perché? Si è andato contro il centro sociale adesso. Cosa che go, che è tu una manica dei fannulloni disoccupati e disagiati con i centri sociali. Non ve ne è uno che se salva tutti a carico della Zen come noi che lavora da mattina a sera. Parassiti quelli. Dai, Bruno, non sta a esagerare, perché la brava Zen la che è anche lì. La brava Zen? Sì. La brava Zen è la ora cara, remenghi, sanguisughe, tutti, dal primo all'ultimo. Todi, non sta a esagerare. E comunque la Nicole sta tranquillo che la vedi che per le diesel è a casa stasera, dai. Ma come fa a stare tranquillo? Ma te sai che tra un mese che le elezioni e mica sono candidato sindaco di un partito di destra, non può avere la fiona che piace a sinistra. Ma figurati poi quei centri sociali con tutta quella ventina di colorli. Ma sa che scandalo, che disonore, dai! Ascolta, sta tranquillo, che la Nicole la vasò a far servizio per i puporetti e per quei pori disperai che arriva qui in Italia, capì? Qua sì. La politica non c'entra niente. Ho capì, intanto però quelli vive tutti alle nostre spalle. Allora, le meo sta su con le recce se vive alle nostre spalle, non so se ne spiego. Ma nonno Gino, ma cosa dice lo su? Sì, dai, non sta di su Monai, dai, papà! Ma Monai o no? Mi se fu santì, e bella mia rinde fer dal centimetro, me compreria? Ma che sciocco! Ma e invece, ascolta, se fermerò fino a qua da noi? Quasi. Non sai vede, buono. Ah, stasera minestra di verdure e spinazzi in brodo. Cosa? Cos'è che ti hai detto? Minestra di verdure e spinazzi in brodo? Ma mazza fa per uno di quei erbivori lì? Guarda che sei vegetariani, no? Erbivori. Vegetariani, erbivori, magna erba, è la stessa roba, le... Ma dico Gianna, dopo 12 ore di lavoro, guarda chissà chi vuoi di noi stampe, E non sei neanche a casa di riposo, chi? Per me sarei a quasi ora. Ah beh, guarda, a me sono stufa, allora mi vo fuori, mi cambio, vo mangiarmi una bella pizza, con la pasta di Luganega, funghi, booster, salame e crauti per stare di zero. Ma dimmi ti, minestra? Porco mondo, minestra? Porta pazienza, va Gianna, porta pazienza, che te fa onor mio, perché la minestrina, me il sistema a tuo stomaco. Pazienza, tanta seghe in voi con quell'uomo lì, di pazienza, e comunque voi, i vostri anni ve li portate benone. Vabbè, mi te ringrazio, ma sa che un po' di dire che manca un po' di maldestrina. Ma dai! Ma sì? E dopo, ogni tanto, ben fuori un gamba al te, che mi tocca finire la gamba stecca? È male. Bisogna che scominzieghi a fare un po' di ginnastica e di ciclette. Cosa? Ma te scherzerai bene? Pare che mi esporno se mai n'hai d'accordo. Mai! Dico, io che l'ultima volta che sono a correre, davvero muoto anni. E correa, perché mi correa di un cane? Ah beh, per forza, allora corre il cane, te corri anche a te. Comunque stai tranquillo che i vostri acciacchi passa subito le robe che passano. Ormai mi sento bene anche con Fianossa. Ma fa di stesso, va là. Messi, dimmi, ma com'era come fiore, come vada? Ma come volevo che la vada? Che lei è sempre nervosa, il Bruno, e mi scomincio a essere stufa. Tra l'altro sono sempre qua a casa da sola, perché lui tra il lavoro e la politica non il è mai. Non sta a parlarmi di politica, se no. Ma dimmi, ma ascoltami. Gonfiol e Bruno, e una fiola, l'Alba. Tutti i due candidati sindaco alle elezioni comunali. Solo che una è di destra e l'altra è di sinistra. Ma
Non mi ricordo i pregare quando era piccoli. Ma dai, anche da piccoli? E come mai? Ma sì, perché uno voleva che girasse la giostra a destra e quell'altro voleva che girasse la giostra a sinistra. E lui cosa fece allora? Oh, semplice. Via, destra, sinistra, veloce. E le partì a portare i cortini. Bravo, bravo, lo giro sempre allegro. Chi sarà l'ostora? Avanti, prego. È permesso? Buonasera. 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 Mi scusi, ma mi ha portato qui il Tom. Io non ce ne ho idea, né vero di chi sia questo Tom, ma dico che ha fatto bene a portarla qui, vedi? Grazie mille, signor? Ma non la mi chiama signor che la mi fa sentire vecchio e mi metti su un fiore della giovinezza. Gino, comunque, Gino. Il piacere è mio. Mi chiamo Romina e sono in viaggio di piacere. Oh. Ho visto l'annuncio di affittacamere su internet. Sì? E volevo chiedervi se ce n'era una disponibile. Sì, certo, ne abbiamo una libera. A dir la verità sono tutte libere. Beh, allora dai, ne prendo una per due notti. Va bene, allora intanto piacere Gianna. Piacere Romina. Vado a prendere il registro, lei prepari i documenti, certo, d'accordo? Certo. Va bene. Mamma mia, che bella casa. E che caldo qui dentro. Caldo, sì, caldo. Eccomi qua. Pronto per andare mai a fora. Ma chi è lo scacchipa qua? È la signora che la vuol fittare una camera per un par di lì. Ah, capì. Ma scusa! Piacere, Bruno! Sono il paron di casa! Piacere, Romina! Ecco. Ascolta papà, dica alla Gianna che torno tardi perché dopo la pizza mi fermo sede del partito. Va bene, va bene. Pizza? Vanno a mangiare la pizza? Sì, andiamo a mangiare la pizza visto che sono fermato come luz e non viene niente pronto. Ma posso chiederle uno strappo? Devo ancora cenare anch'io. Ma non c'è problema, la vegna che l'accompagno mi. Compagno? Oh, compagno a chi? È fianco e offese, eh? Odi che l'accompagno mi. Allora se mi aspetta un attimo do i documenti alla signora e arrivo. Ma no, mi segua che nindai, che mi fame con la nada, dai. Oh, mamma mia, che razza di brazzi ha quell'uomo e che muscoli, e deve essere proprio uno sportivo ed è sicuro. Ne vedo in dopo, signor Gino. Arrivederci. Mi piace i muscoli e sportivi a quella rovina. Sono ben detto, ma ti ami, allora non me ne deferi. Allora, allenamento. Due. E tre. Dicevo perché stava battendo. Oddio! Oddio! Lasciami che ho fatto il corso di primo soccorso. Mi stava agitando. Ma stai su, guarda, mi sta calmo. Mi stava calmo, mi stava facendo infarto. Oddio, papà, l'infarto, papà, ti prego. Oddio, ma cosa succede qua? Ah, mi sto agitando, mi sto agitando. Ma oddio! Ma non va a piedare su, che non si sentirà le fila dopo la bocca, se la fa uno che le svegliù, che è l'intera, che non dà il battito, e no, un che parla e che si gamole meno. Ma Barbara, anche a te, appunto, si guarda, caro, papà, che quel che mi ha fatto il corso del primo soccorso, l'era tra per terra anche lui, respireva, ma gli venga qua, signorina, e mi faccia la respirazione bocca a bocca. Quindi non sarà mica il seminita, no? Ma credo proprio di sì. Oh, dai, calmeve, dai. Come sta lo nonno Gino? Dopo, prima bene, ma dopo. Ma papà, ma sapete per terra?
ma fevo flessioni per tenermi in forma. Ma dai papà, ma ti prego, la tua età, ma dimetti. Ma appunto, non Lucia, ma che fa, robe da far? Ma e ti Barbara, scusa, cosa fa da casa? Non avete il corso dei pompieri? Sì, Caio, fa teoria su come smorzare l'incendio causato dal fuga di gas. Ah, ma allora adesso sei buona di smorzare? Certo, Caio. Ah, sì, sì, in teoria sì, ma in pratica va per aria la carta. Ma guarda, ma sai che mi serviria proprio la rappresentante del volontariato della Melista, oh, Sandisa? Una lista, ma come si chiama la sta lista? Cara la mia elettrice, concittadina e futura candidata, la lista del tuo piccolo, umile, posato e futuro, certamente futuro sindaco si chiamerà Alba for President e il motto elettorale sarà: l'alba di un comune nuovo è un'alba per tutti. Sant'Ise, va la bene? Beh. Ah sì, diria che siete capis proprio che al centro della comunità. Ma scusa, mettete in giro, te pare che non rimarco abbastanza che sono mio futuro sindaco? No, 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 eh? No, 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 le è abbastanza c'era così. Ascoltami, dai, adesso basta, andiamo a mangiare la minestra che lei ne diventa fredda. Ti fermi qua con noi a cena, ma no, a dire la verità, ero venuto a vedere se è mio fratello, che? No, no, non è. Le nato un paese, ma è a cena pizza con una certa romina. Ma va. Ah, chi sarebbero tu? Lei è una signora che vuole affittare una camera per un par di giorni. Ah, ma a proposito, come va la collettività di affitta camere, chi? Come vo che la vaga. E il Bruno l'ha scritto sull'annuncio internet che si accetta sol tagliani. Ah. Niente extracomunitari o di altri paesi. E sol perché il suo partito politico non li tollera. Tra l'altro, domande sera, gaven qua a cena il segretario del partito. Ah. E il Bruno non vuol che venga for casini. Vuole proprio non. Conosco il Bruno, gli dai! Allora, ti fermi tazzina. Ma no, Vara, ti ringrazio. Mia e la Barbara parlando della sua candidatura, va bene? Ah, va bene. Dai, allora. Sì. Ciao, Adele. Ciao, papà. Dopo. Dopo. Siete voi miei tocomizi, potete farvi vedere come si fa fare la respirazione bocca a bocca? Bastasi, che siete voi far parte della mia lista, bisogna che te mi dai una mano. Dimmi se appunto fa. Beh, che siete tesoro che ti spiego. Allora, se volete vincere, bisogna che non guardate solo la campagna politica, ma bisogna mettere in difficoltà anche l'avversario. Se volesse dire. Vuoi dire che domani sera gavi una buona opportunità mettendo in casino mio fratello, perché domani sera ben chi segretario del suo partito. Se ti vuoi poter fare la respirazione bocca a bocca quelli. Non ti capi niente, Barbara, no. Bisogna che niente su internet e modifichete l'annuncio che la fate. E scrivente che gli extracomunitari gli è benvenuti e chi gaverà vitto e alloggio gratuito. E dopo toi pensa, venirà chi segretario, se troverà chi tutti gli stranieri. Ma ti immagini che figura mio fratello? Ah, e così te partito e il partito non lo appoggerà più, ha capito? E finalmente potrò salire al trono del sindaco per i prossimi 5 anni! Dimmi, va bene, ma sa cosa devi fare allora? Ti bisogna che ti mi dici che il tagli PC, modifichi l'annuncio e dopo bisogna che domani sera ti staghi chi e ti mi aiuti a affittare le camere a quei che vengono, ma capi? Però in cambio ti mi fai fare il vice sindaco? Oh, cara di pu, guarda, te nomino capo gabinetto del mio ufficio. Cosa? Capo del cesso del tuo ufficio? Ma no, perché faccia parla? No. Ma non t'hai capito. Oh, capisci, non mi metto con te per casino che va fuori lento dal tuo cesso del tuo ufficio, ma e magari quanta carta igienica che gli usa, che sa che dico? Le è doppio strato, una me ne tenderi io, non me ne come ricevuta, ma te poi capire, ma non c'è volte. No, dai, va là. Non t'hai capito niente, va bene, Barbara, ascoltami, Barbara. Va bene per la carica di vice sindaco, va bene. Ma... Però è andata! Guarda, è il computer della vento! Adesso fa stella, che mi aspetta? Va bene, adesso ti te vai della cosina e ti tieni lì. E ascoltami bene però, domani sera, diga anche a quella romina che la mia sera. Ah, la mia caina. Sarà fatto, sindaco! Vice sindaco! Vai, intanto con la tua.
adesso, caro mio fratellino, ti fa vedermi. Metto io il chai perché ormai ne divido tu. Ecco qua, pronti. Ti preparo mille festa, caro. Tempi, sì. Allora, fammi vedere l'account di mio fratello. Orso Bruno 74 e la pausa, la password la dovrei essere Moto Sega Steel MS 490. Eccoci, adesso modifica l'annuncio della finta camera. Allora, benvenuti agli stranieri, cena di pernottamento gratis, perfetto, perfetto. Adesso però potrei fare qualcos'altro anche per metterlo in difficoltà. Lascio da aver la chat fasulla e in due che scrivo per metterlo ancora a punto dei casini che ga una tresca con una certa romina. Bene, bene, finito. Sindaco Alvaros, che perfida che son, che perfida! Guarda che quella minestrina lì era una favola. Oh no, guarda la me venuma proprio bene, mancoli. Beh, va là mi vago che qui da ripassarmi la procedura in caso di terremoto. Teoria che quella, no, pratica, cari. Metto stereo programma a ciodo, al massimo volume, e quando sempisa che scorla su tu, ben ben, mi trago sotto al letto. Mino che credo, mino che credo. E pensa che l'altra notte, avendo Vesnar a tirarla fuori da sotto il letto, che l'era restata incastrata. Pare che le rischi del mestiere quelli, cara mia. Grazie della sera, va là, che vado su. Cara, sì, va là. Ciao, ciao. È ora di andare a dormire, Sì. È ora che vada a trovare gli ossi in decasonsa. Dai, dai, non stare a dir così. Ti te ridi, ma guarda che a quest'ora di solito il canapiede la faccia pa la mia forma da 2 ore. Oh, che sono. Con permesso? Andiamo a fare una corsa. Ma dove va signor Gino così di corsa? Vabbè, vado a spiore amico sempre a fare una mezz'oretta di corsa. E anche la mattina alle 6. Mamma mia, lei va che è atletico? Beh, ma allora se mi aspetta domani mattina verrai anch'io con lei a correre, Certamente, certamente. Terremoto! Oh, Dio, c'è la macchina del terremoto! No, se c'è per me che non mette le moto in teglia! La staga tranquilla che non ve ne è terremoti, chi l'ha messo lei dalla Barbara? Oh, pericolo scampato. Bene, allora mi vado a correre. Arrivederci, domani, signora Romina, signor Nonno, domani mattina. Mi scusi, signora Gianna. Ero venuta a darle i documenti per la registrazione. Ah, perfetto, allora solo... fago subito. Un attimo solo che trovo il documento. Eccolo qua. Va bene, perfetto, fago subito allora. Ma no, non si preoccupi, me lo dia pure domani. Ah, va bene, allora le do la stanza, sì, la chiave, sì, della stanza. Eccola qua. E alla magna, alla cena? Sì, certo. Ah. A dire la verità, mi ha accompagnato suo marito. Ah. Che uomo gentile, e che premuroso, che paziente che è. Sì, è la sicura che la parla di mio marito. Ma certo, lei è proprio fortunata ad avere un uomo così. Io farei salti di gioia se avessi un uomo così. Beh, non mi dilungo oltre. A domani, signora Gianna. Buonanotte. E non para, che il computer anche a zampissà, così te la registro subito. Ma questa che roba è, lo? Una chat di incontri per uomini sposai? Bruno? Finalmente ci potremmo incontrare. Romi, ma
Romina, ma oggi arriverò a casa tua, così poi potremmo fare fuoco e fiamme. Ma porca miseria, ma il Bruno, l'amante, il gacco, il disgraziato, e mi sempre qua che l'aspetto. Madonna, e adesso sa che faga? Sa che faga? Ma vi rendete conto? Ma sta qua chielo. Romina Diaconu, nazionalità moldava. Ma porca miseria, manca con extracomunitaria. Ma proprio Luca non li sopporta. Ma porca miseria, ma che nervoso. Ma aspetta che torna a casa, che il desfo quell'omni. Madonna santa, che agitazione. E adesso cosa che farà? Beh, forse è meglio che tu un po' di gozze che mi calma. Mi venne infarto. Manca sta qua dalla Moldavia, proprio qua la doveva arrivare. Porca miseria. Ma guarda voi, cosa che mi tocca adesso. Quante torgen qua. Poco agitata, 3 gocce. Molto agitata, 7 gocce. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma mica il sacco anche sono agitata, mi secciava. Porca miseria. Ma guardati l'amante, quel disgraziato, non quel disgraziato, l'amante. Madonna, devo calmarmi. Io sono iniziata anche a girarmi la testa. Ma è meglio che mi metta qua e che mi rilassi un attimo. Ma Dio mio, ma tutti a mille, mi capita quel disgraziato, no, appena che arriva a casa. Ma che ora sarà? Le 2? Oh Maria Santissima! Ma la Nicole sarà la tornata a casa? Maria Santissima! Se sto qua del Bruno stavolta la sgionfa de botte! Ah no, tasi che non è lui! Maria che macchina! È tutta ruzzina e piena de botte! Ma chi sarà lo? Ma è Dio che desmonta la Nicole. Vabbè, adesso che fa vedermi a quella screanzata. Ah, la sistemo mia a quella lì adesso. Oh, che fortuna gli è za tutti Drio a dormire. Endo vede pregare, cara la me cenerentola. Oddio, mamma santa, che spaventi. Mamma sì, santa ancor per poco. Mamma cosa? Endo si sta da fima ste ore. Ero su al centro sociale, dai. Ma fermete quati. Ma te parrobe 4 ore di ritardo. E te sai che tuo papà non vuol che te vaghi giù al centro. E chi è che t'ha portata a casa? Chi è che l'era quell'ia? Sì, dai, mamma, scusa, te gai di zon, pago subito. Fermati qua, cara la mia signorina. A capì cosa che t'ho domandà? Chi è che l'era quell'ia? De chi è che l'era quella macchina? Era un tuo amico? Sì, era del mio amico, sì. Fermete qua e rispondi, me lo sta torna in giro, sa? Era lo del tuo amico veramente? A dire il vero, la è De chi è? La è del mio moros.
Cosa? Anche al moroste gai adesso? Sì, mamma, sì. Non sarà mica uno di quei sbandaido del centro, vera? Sì, mamma, è proprio un di quei. Oh, mamma, tuo papà il te copa, il te mazza, tuo papà. Ma ascolta, ma è come si chiama lo stuno? Allora dunque si chiama Mo cosa? Modesto, Moreno, Morgan, Mosè. Esatto, mamma, si chiama Mosè. Ah, ma dai, almeno è un bel nome biblico. Forse tuo papà sarà meno nervoso, va là, e lo manderà solo all'ospedale invece che dritta all'obitorio. A dire il vero, mamma, l'è un abbreviativo il nome Mosè. Ah, un abbreviativo de cosa? De Mosè? No, mamma, mo l'è un abbreviativo de... De cosa? De Mohamed. Cosa? Mohamed? Sì. No, ti scherzerai ben, vera? No, mamma, non si chiama Mohamed. Madonna santa, tuo papà. Lo so. Ma ascolta, ma da dove viene lo stocchino? Le senegalese, mamma. Senegalese? Sì. Quindi è proprio nero, nero, nero? Sì, proprio nero, nero, nero. Ma ascolta, ma sto diminutivo, Mosè, cioè, capila, arriva da Mohamed, e Zè da dove viene? E deriva dal cognome, mamma. Che cognome galo? Allora dunque si chiama Mohamed. Mohamed il Semberdur. Mio, non puedo crederne. A posto te sei. Anzi, a posto sei tutte noi adesso che son cammini. Mamma, si appaga che diga il papà. Ma per carità, Tasi, che se tuo papà sa questa roba qua e il tira fuori il manarotto, perdo la motosega. Mio Dio, allora mi si appaga, mamma. Guarda, per prima roba mette in via queste. Cos'è che ti metti via? Le cartucce della doppia. Oddio. Lei papà, ascolta adesso fin così. Le tardi sbozzezzo tutte e nemo a dormire che riparlendo male. Va bene. Dai, prima che ne vai. Razza di giornata. Vabbè, se stai sbocchi un attimo. Che stracco. Ma guarda, non vedo l'ora di conoscere Ilaria Peroni, segretaria del partito. Deve essere una donna piena di iniziative e con due attributi da far paura. Altro che gli africani. Sì. Ma va la spinta, ma che tu prima la domanda sera. E che le mie donne non le paga su casin, come al suo solito. Certo che è il suono proprio bene. Sindaco Brunos. Brunos sindaco. E che bel sindaco anche. Thank you.
Per piacere pianti all'aria di parlare, che ti sono fatto una testa come un'anguria. Ma se non ha caffiatà. Appunto, se vai stamattina, di solito ti si sente parlare su per tutte le camere, peggio di Radio Maria. Ma magari ti sei pensierosa. Sì, sì, proprio, sono pensierosa, perché ho scoperto una roba, ma una roba che ti neanche non te le immagini. Oh, se saranno mai, magari, ti hai scoperto il tuo fiola di colla Galmoros, e per di più che l'esta comunitario. Oh. E ti scusa, come hai fatto a saperlo? Come fate a saperlo? Guarda, Clara, che sono caserma, le segreti di Pulcinella, sono caserma, lo sa tutti. Sia. Sai anche altro, don Caserma, che mi lo so? Oddio, se ti parli di corni, Mutegenheimen, Fimalgeri. Ma come, scusa, Fimalgeri? E poi grazie, sa? Grazie di avermi detto che la Nicola Galmoros. Ah, ma che pensiero tu dici, sai, la Nicola è tua fiola, cara. E poi niente, guarda, mi godanà. Zorri, ho fatto la visita medica dei pompieri, perciò che non alzata a pensare che tutte le torogne. Guarda, sta tranquilla. Bembala, almeno è una forla ciacera di quella romina lì. Adesso capisco tutti i complimenti che la gheffeva. E poi faremo fuoco e fiamme. Ah, sì, sì. E quell'altro sarà l'una veramente al centro sociale al ieri sera. Ciao Gianna. Scusate, vengo del caffè che dopo scapperei a lavoro. L'è là, sul mobile. Ah, me porta per piacere. Mi pare che te le gai anche a te le gambe. O ti serve le sol perché così non ti tocca il cul per terra. Ma sarà stamattina che te sei fidiosa più del solito? Da beccare la vespa? Sì, proprio, ma beccare una vespa e la peseva 30 kg, perciò 8. Scusa, e passi te zucchero al men? Oh, stamattina ti sei simpatica come il bostrico sui pizzi, eh? E ti fa poco spiritoso perché non è proprio niente da ridere. Ecco, Sagat, siete entrando a menopausa? Eh? Ma resta attento che non ti metta a te in pausa. E comunque, mi adesso vago. Dove lasci buon'ora? Vago da me mamma perché ho bisogno di un consulto. Oh, roba seria allora toi se si riunisco a consulta parentale. Ridi, sì. Vote il consiglio. Invece di ridere, parla con tuo fiola che la dà una roba importante da dirte. Una roba importante da dirmi. Povera, le volte non la capisco proprio la mezzana, va, poco lei fuor come una zocca. E ben va là, la che passa la carina. Impegna il vecchio ci nonno, che la farò! Ma sa fa su, papà! Ma sa del sorriso! Dore che coro! E che porta un gozzo di acqua perché mio padre che non sta bene. Oh, sa l'acqua? A me? Ma è la matta? Ma vuole la farne morire? E le volte giù per piacere. Dai, non stai di sumonare, senti che tu, dei. Ma cosa ti sei messa in testa? In testa? Ma è una falsa per il sudore, c'è troppo? Ma no, vuoi dire cosa? Te vengo in mente a correre? Beh, ma lo fa tutte le mattine, non vedo che cosa che sia di male. Tutte le mattine? Cesio! Tutte le mattine, sì, tutte le mattine. E ti
di. Pensa ai tuoi affari. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, scusa? Vuoi dire, vuoi dire che tua sorella lei sta qui ieri sera. E la madì che era la casa. E il nome della lista e il motto della campagna elettorale da mettere sui manifesti. E dica, pensa, ecco, ecco cosa che devo fare, che stormenito che sono. Ho fa fare il manifesto, se li ho preparato come faccia bella grande, ma vado a pensare al nome della lista e il motto del partito. Porco cane, ben barra, meno male che te me la ringraziavo, papà, te me la ricordava, grazie. Che pensa lei da chi? Certo. Ecco, sì, magari tanto ce l'amo pagare, che penso. Grazie! Allora, come si sente l'onologino? Meglio? Oh, ah, di lì proprio di sì. Oh. Che vuol ben altro prima come straconi? Meno male, ero io a preoccuparmi. Le sono sempre in forma per la sua età, che non l'avevo mai detto. Ah, cara, esercizio fisico 4 volte al dì e soprattutto una dieta sana e ricca di minestrine. Questo è il mio segreto. Bravo, nonnogino, ben detto. Permesso? Buon dì. Ciao, papà. Ciao. Oh, meno Salve. Male. Ciao, Alba. Ciao. Oh, meno male che sei arrivata. Ma perché mi adesso bisogna che vada così, perché ho bisogno di zuccheri, di carboidrati e di solfiti. A fargli poi sta qui, ti a fare compagnia alla signora Romina. Ma certo, papà, dai che non ho problemi, ah. va là tranquillo. Così potrò picchiare anche la massa delle robe dei miei fratelli. Boh, va, vai pure. Opa! Allora, vago, arrivederci, signora Romina. Arrivederci. Ciao papà, ti vedo dopo. Di nonno Gino. Sì. Beh, ma deve essere proprio fiera di avere un papà così frizzante e così attivo. Oddio, la guarda, defrizzante mio fratello, mio papà, l'unica roba che gala è il vinetto e il gallino. Ma che simpatica che è. Chi sarà? Aspetta che vada. Che... Avanti, prego. Salam aleikum. Prego. Salam aleikum, pace a voi. Pace a lei, o al mio esperienza. Mio lungo viaggio avere portato mia sacra anima fino a voi. E desidera, prego. Mio nome essere Khalid, che in lingua araba significa immortale, come fu il grande Khalid ibn Walid. Compagno di Maometto e forte guerriero arabo! Tutti da camera, visto annuncio su internet, giusto? No. Se posso permettermi, credo proprio che il Gabbia sbaglia posto. Perché c'è scritto su internet che non si accettano extracomunitari. Benvenuti gli ospiti che provengono da nord di Firenze in su. Allora, scusa me. Khalid toglie la sua presenza dai suoi incantevoli occhi. Adati Salaam. Ma no, e se firma, che chive gli extracomunitari ai benvenuti. Bene, allora io posso fermarmi 2 minuti? Ma certo, lei è il benvenuto. Sì, e bene, si comoda che può bere nel bicer con noi. Ma è anche lei, la Romina se la vuole. Io ringrazio, gentile signore. Però io bere solo acqua. Ma va bene, non va bene. Ok? Sì, non c'è problemi. E la Romina, bevela qualcosa? Io ho appena fatto ginnastica e anche stretching. E quindi per stare in salute dovrei avere un bicchiere d'acqua. Però se che fosse una bella vodka, meglio. Benom, allora vado, torno la roba e vengo subito. Che bevi manca d'arabo, che chi... Comunque, piacere, Romina. E sono anch'io un ospite della casa. Lei invece di dov'è? Beh, io sono originario del distretto di Swat, in Pakistan. Ah, è pakistano lei? Beh, deve essere proprio un bel posto il Pakistan. E pien di camè, immagino. Mio
cugino avere tanti cammelli, ma io essere uomo di scienza. E quindi è una specie di guru. Ma non proprio. Ecco qua. Io avere... Ecco qua. La vodka per la rumina, l'acqua per il Lucalid. C'è un po' l'acqua. E spritz per me. Salute. Sentivo che c'acereve prima. De cos'è che parlavi allora? Il Khalid chi mi conteva che è una specie de guru, de stregon, de santona, ah. Insomma, zone lì. Ah, ma allora le bonde leggere le carte? Beh, io essere capace di leggere la vostra lingua. Ma... Oh, dopo ne fai fare i tarocchi. Scusa me se interrompo. Io volevo sapere se questa notte si può dormire gratis e se cena anche gratis e non pagare. Come? La prima notte la cena è gratis? Ma sì, è la novità che ha messo in festa notte mio fratello, che l'ha aperto di vedute e disponibile verso il prossimo. E Ila non sta a preoccuparsi però, che per Ila fa un'eccezione, la puoi venire a cena anche a Ila, Sala? Beh, non via. E allora io vado a farmi una doccia. Mi vedi dopo. È stato un mio piacere, Romina. Vedere noi dopo. Vi sarà. Allì, bevelo ancora con l'acqua. Grazie. Acqua purifica il corpo e deliva l'anima ad incontrare il grande profeta. Bene, ora io ti posso dare il mio documento, così dopo io potrei andare a Rafa. Ma è dove che il bar del Pra? Non avere capito, io andare a Rafa. Ma e dove è questo posto? Ma là, io andare a Rafa, vuol dire io andare a riposare. Ah, bene, mi dare il documento allora che dà con la chiave. Ecco, io dare il documento. Ma dimenticare me, io volevo sapere, prima di andare, sì? Dove essere l'est. Oh, che domande! Dall'altra parte dell'ovest, se sapevo. Grazie. Mi può indicare, prego? Da qui da là. Grazie, molte grazie. Salam alaikum. Salam. E dargliela questo salam. E perché va in giro con quella tenda addosso? Ma tasi, che l'è in Pakistan! E l'è anche a Luzina stasera! L'ha posto il Bruno, però! Sì, ascolta, Martino, sei nata, invece? Sono andata a fare la visita medica, sua tre! Ah, ben dai, te pompiera! Ma la sente, Zotrine, dai, com'è la nata, insomma? Dai, insomma, sono andata a fare la visita medica, sua tre! E sa se mi mandi... Che dovrei calare di peso! Ma va là, su sé, no? Sì, così te mandi... Allora che tu mandavi, ma scusami, per curiosità, perché insomma, quant'è che dovrei essere alta per il mio peso secondo le vostre tabelle? E cosa fai di? Che per il mio peso dovrei essere alta 4 metri! Robe da non credere! Beh dai, ascolta, queste robe più importanti, ascolta dai, dimmi com'è che fa a registrare quei calipoli che così mia fratella lo registrano per più lontano pure dall'albergo. Oh, ma ti vuoi proprio metterlo in cross col porom? Ma dal PC l'ha al solito posto, e poi arrangiti ti. Che mi con quegli affari non mi capisco. Ma dai, ascolta, dammi una mano per piacere. No, può andare a misurarmi. Che mi dà la divisa dei pompieri, cara. Mi misura, vedi, tutta va a 4 metri. Sempre la solita. Caro mio fratellino. Adesso ti sistemo lì. Visto qua. Allora. Madonna,
al telefono adesso. Ben dai, che rispondo, che magari le qualche stramba che cerca la camera. Morto della campagna e se dovessi per piacere pizzare il cicchio del tetto e ti scrivi sul manifesto. Tana, che sei? Tana? Caro, sì, va bene. Oh, caro, oh, meno male che ti ha passato la scimmia. Allora, ti vai sul desco e ti senti fai che si chiama Orso Bruno. Sì, e dopo? Dopo ti scrivi sotto la ginatografia, vota Bruno Os. Per un comune con più senso civico, capì? Ok. Ma fate da monocito, vedi? Oh, ti scrivi al cappello del manifesto il nome del gruppo che è svolta a destra, capì? Va bene, tesoro, va piano e vai presto, mi raccomando, Bene il nome, meglio ancora il matto, io! Papà, papà, i fianchi che con da misurarmi i fianchi? Ma Barbara, quelli le metto da mura d'orte che vuole il centimetro da sartora! Oh, Barbara, non ti capisci niente, mi vago, sì, cosa andare, vago, vago, ciao! Oh, ciao. Non c'è neanche me dalla mano, in condizione! Oh, che è che rompe che ancora? Pronto, casa Os? Senti, ma dov'è la zana? No, non è che sì, che sono mi per forza! Carcono, ma ascolta, è un brutto, sì? Mettati, guarda! Ma ti guardi a mettere il tuo faccionchi in primo piano? Tiratela, ascolta, mi serve che ti stampi e ti porti in tipografia col manifesto. Ascolta, la stampata l'ha tirata? No! Allora, è il mio voto per artisti e porti stampi, capì? Ah, adesso campo, non fa quella, mi sono fatti, sono ignorante. Ah, non la va, no? No, sì, non la va. Ascolta, ma che luce che ha che luce, ma che ci ha pisate? Quelle della cucina, quelle della sala. Ma non ho caso, se lo sono fame. Ma che la va? Guarda che la va! Però, aspetta, chi che sarò ignorante, ma che la fa? Forse ordinarmi quel manichinchi della respirazione bocca a bocca, mi sa della pisata. Manichino, bocca a bocca, tutti a bifo. Oh, che bambolette belle, chi? Guarda che bocchetta sta qui giusta, per me che non va a fiare. Oh, ordino. Ordina, sta chi? Amazon? Prime te ordini, prime dovrei arrivare. Vuoi pagare? Già, fa il pagamento, di che va? Vuoi pagare carta di credito intestata a Bruno Os? Credo bene. Credo bene. Ordine fatto. Che brava che sei stata! Guarda già, grazie per il tuo acquisto, comprime la tua merce, arriverà oggi pomeriggio le sacchi. Beh no, abbiamo in tipografia noi e il nostro metro e che si chiama. Guarda che bene, giusto per mezz'ora. Dana! Dana! Ecco che non la credi in off. E di nuovo non voglio intentare la mangiare. Aspetta, guarda che mi aveva detto che la Nicola aveva dirmi una roba importante. Eh? Nicole! Arrivo! Risolve un minuto, ehi! Ciao papà! Al lavoro. Oh, Tasi, guarda Tasi, sono andato roverito, fammi cambiare la cadena della motosega e sono fermato lì al semaforo. E lì fuori uno di quei neri, ma sa, nero era, nero! E vuoi annettarmi a vedo della Jeep? Guarda con i tegni sulle mani perché sennò accelero
e te siro. Dai, va bene, ho capito. Ma ascolta, Mr. Kevet. Sì, ascolta, guarda, vai, sentite un minuto. Perché la mamma, la madita, se vi dimmi una roba importante. Beh, oddio, se la mamma la gatti che goda a parlare, che vuol dire che la spiega un pochettino la situazione. Beh, allora, papà, sì, le gambeste, volevo dire questa roba. Mm. Mio ormai con una certa età e quindi... E quindi te sei ancora una poppa? Però adesso basta, basta! Mi non sono una poppa, mi sono una brava e bella putella, ok? Con la testa sul col e col moros! Cosa? Te dai il moros? Ma non sei amico di quei sbandai del centro, zo? E invece, Carlo, è proprio un di quei, e se c'è la Mosè? Ah, non mi interessa niente, cara, se siamo a Mosè, Noè o perché che ne è, guarda che lo vuoi tu che te vedi! No, papà, no, che te voglio o no, mi continuerò a vederlo, ho capito? Dodite! Se sì! Dodite, corra una volta, Nicole, vai su! Ma cosa c'è la sigara? Cosa che goda la sigara? Non ascolta niente quella fiola! Dai, mi vanno a ridere, adesso mi fuori a caccare al moros! Beh, alla sua età, te credo. Dai, va là, che è ancora giovane, papà! Poi, te capisci bene, uno di quei del centro sociale, che si chiama Mosè, Noè, una roba del genere, dai, te capisci bene? Guarda che, magari, dopo quel centro lì, che anche avrà i putei, che pensa? Dice, sì. Può essere che anche avrà i putei? Allora sono andato da fare, secondo te? Vuoi essere proprio sicuro che l'embrò putel e tagliare la testa al toro? Sì, ho capito, dopo della testa son pago. Ma no, quel senso lì no, voleva dire, vuoi proprio essere sicuro che l'embrò putel? Ah, vuoi avere la matematica certista, Quindi? Certo. Allora, ti che dici la Nicole? Che te ne invidi su a cena chi da noi? Cosa? Uno di quegli esercitati del centro, guarda che c'è una fuori da discutere, il volo a fora, ma no dalla porta, direttamente dalla finestra, Ma ascoltami, vecchi discorsi. Guarda, chiamela zo e parle che. Guarda che lei è la roba migliore, la soluzione migliore, sa? Oh. Dai, che un po' di fiducia con la putella lì, dai. Ascolta, mi bon cosina a farmi un panetto che non è la giana. Ciao, mi vedo. Forse però resumo anche al papà. Fin dei conti, non mi ha mai fatto preoccupare veramente la Nicole. A fare. Ma sì, dai, dite che fiducia, dai. Nicole! Arrivo! Vai su, vai! Dimmi papà. Ascolta, guarda, ti domando scusa per prima, un po' agitato, va bene? Va bene, mi senti te do e ripartiamo da capo, guarda. Dai, va bene. Allora, com'è che ti dica se c'è il Tom, o non ve la farò neanche a dirlo? Com'è che se c'è il Tom? Il memoro, se c'è Mosè, papà. Ho capito. E dove abitalo? A Rovereto, però io sono in Oie Trentini. E da dove è? Dunque. O non c'era mica dalla bassa, No, io so yes, sin. Easy! Ma brava Nicole! Ma sì, è una città bellissima! È la Toscana, una fiore regione, con tutte quelle belle piante grandi lì! Ma brava Nicole! Guarda, sono proprio con te Nicole che ti trova e il tuo principe azzurro! Principe azzurro proprio! C'è di? Cioè, o di che non è proprio tanto azzurro! Poco importa il colore, l'importante è che vevo leghe bene. Oh, vero, papà, bravo. Ma ascolta però, ricordate per piacere le parole che t'hai appena detto, va bene? Certo. E metti, so cosa che fai? Siccome vuoi dimostrarti che ho piena fiducia in te ne dici al tuo menet che vuoi conoscerlo. Dai, papà, che non serve, tranquillo. Oh, dit che vuoi conoscerlo. Anzi, te che dici che venga stasera a cena. Ma come stasera a cena? Sì. Te che dici che venga stasera a cena chi da noi, così che farò vedere al segretario del mio partito che la famiglia Oss è una famiglia per bene e che non ha niente a nascondere a nessuno. Chiaro? Oddio, c'ha, non è proprio tanto, ma va bene.
meno male che ti sei venuto, eh? Dove sei stata tutta la mattina che non vedi niente pronto neanche adesso? Eh? Te l'avevo dite che ne vo da me mamma? Ha fatto almeno la spesa per la cena di stasera? Ah no caro, mi dan coi som en sciopero! No, scusami, la cena di stasera? Arrangiate! Arrangiarmi? Ah sì, dovrei arrangiarmi, guarda che mi sono stufato le tolune, vado ad arrangiarmi e allora mi arrangerò, e vedendo dopo. Non dove va, papà? E dove che vaga, vado a fare la spesa, dopo mangiar fuori un'altra volta. Ciao, a dopo. Mamma, il papà vuol conoscere cos'è stasera a cena, capì? Stasera a cena! Oddio, Dio! Bisogna che gli dica che veniva visto un po' bene, che paga ancora anche una bozza di vin. Insomma, bisogna che paga anche una bella impressione. Oddio, proprio stasera! Oddio, che agitazione! Madonna, madonna, se s'affago, s'affago, dicevi, s'affago, che agitazione! Non sa che è da essere agitai. Ciao nonno, ciao. No, niente, sono agitata perché il papà vuol conoscere Memoros stasera a cena. Cosa che è male? Anzi, lei è l'occasione per dimostrargli che del Til può fidarsi. Ma tu, te conosci nonno il papà? Quando che lo vedrai c'ha per paura che il tacchera sigar come ma. Ho ti paura addirittura, neanche c'è il fusso l'uomo nero, no? Dirmi che lei è extracomunitario, no? Sì, no, non è africano. Ma è lo proprio nero. Sì, proprio nero nero. Granizzato. Ma guarda, allora, scusa, scusa. Guarda, che così, ti dici che lei è vestita bianca. Così sta, così sta, e che da contro. E anche, guarda, che dici anche... Che dici anche che se porta un paracadute, che non si sa mai, no? Mamma! Mamma, ti prego, s'affago, s'affago! Chi è? Salam alaikum, grazie a voi. Cercare io per la signora che avere dato a me camera. Sapere voi dove essere? Ma cosa dice lo su? E prima di tu chi è lo lui? E cosa cercherò? Mio nome è essere Khalid, che in lingua araba significa immortale, come fu il grande Khalid ibn al-Walid, compagno di Maometto, e grande guerriero arabo. Cerco bella signora che deve spritz, e amica di altra donna spana, che ha bisogno di gips per non perdere via. Lei aveva affittato a me camera. Beve spritz. Alla mala. Donna strana. Alla mala. GPS. Gips. Nell'alba e la barbara. Ah. Sì, sì, sì. Cercare Alba. Io volere sapere a che ora essere cena offerta da titolare di camera. Cosa? La cena offerta da Bruno? Ma vorrei che con me che se sbaglia, Salo? Ah, sì. Ma là, così avere detto signora, così io avere prenotato, io e anche signora Romina. Oddio, ma come stasera cena? Ma senti mamma, ma che casino ben fuori? Mamma! Ma stasera è Bruno, lo va alla cena col capo politico. Appunto? Non era proprio una bella situazione. Ah, un bel scazzella che tira la fiola. Tandise, Gianna. Ah, vara, mi dico che la sta proprio bene. E sì, signor Khalid, l'aspettem stasera alle 7 per cena, va bene? Su collega, ottimo. Così io prima di andare pregare verso est. Ma guarda, signor arabo, che da quella parte lì che è il nord. Oh, la. Avere io detto donna strana, bisogno di gips. Andate in salam. Arrivederci. Mamma mi s'affaga, mamma dimmi cos'è che goda far.
Avara, mi adesso son proprio stufa e vuoi darghe una bella lezione a tuo papà. Avara, mi sono in sciopero e quindi per la cena che toccherà arrangiarsi. Tra l'altro si troverà qua, oltre al suo caro capo politico, il Khalid, che è un arabo, la Romina, che è una moldava, e pul Mosè. Ah, beh, proprio una bella figura il farà. Ah, ti vedrai che le ghe passa le sue idee. Ah, sì, sì. Oh, nonno Gino, voi mi raccomando, tenine zocche e de ne corda, d'accordo? Va bene. Nicole, ti telefoni al Mosè e dighe che il venia quanto anche non è il papà, così ti spiego un po' di robe e il conosco, d'accordo? Va bene, ok. E per innervosire ancora quel Bruno e per metterlo in difficoltà, invidè manca l'Alba e mia sorella la Barbara. Noi che sento battagliera, poi ci attalfate Bruno per si sparte su cosita. Ah, dopo con calma vi spiegherò, nonno Gino, ma intanto vuoi cavarmi qualche sassolino dalla scarpa. E dopo vedremo se quell'altro avrà ancora il coraggio di lamentarsi. Quando sarà, lo finì adesso il Mosè. Arrivo subito, il Madit. Sì, arrivo subito, sì. E poi non sono convinta di questo il Madit. Ma, staremo a vedere, va. Vediamo cos'è che viene fuori, va. Nicole, ma è arrivato Mosè? No. È quasi le due, tra un po' arriva a casa il papà, so. Sarà meglio che si muova. Ascolta, ga presente che macchina che ga? Sì, effettivamente l'esatan se l'arriva a vivo. Le arriva, mamma. Ascolta, va, vago sto basket così che spiego un attimo la situazione. Sì, dai, va. Adesso ti Gianna fa dei bei respiri profondi e preparati a far la brava mamma comprensiva. Ma forse è meglio se chiamo anche al nonno Gino, voilà. Nonno Gino! Nonno Gino! Eccomi! Hop. Allora Gianna, è arrivato Mosè? Sì, sì. Lei Zobas. Ma cosa si deve fare? Oh, muscoli, cara, muscoli, perché chi si ferma è per tutto. Ma vai, dai, non sta a avere paura, vai, Mosè. Buongiorno! Amico Mosè, arrivato! No mamma, non venire più di mamma, no. Oh mamma, non è proprio nero. Cosa credere tu amico bianco? Modo bianco! Che tira solo le massa per piacere? Certo, piccolo elfo! Ma tu dire a me, cosa fare con piccole belle di formica? Ma piccolo elfo a chi è? Oh Nicole! Guarda dire qualcosa perché se no... Perché di no cosa fare tu? Dare a me grande pugno tu di noi, ho visto tua testa! No, ma mi non che credo! Ma Nicole, ma non vede che tipo che l'è? Ma cosa davvero lo debom uno cosita? Mamma, le africane quindi!
capito? Africano! Africano! No, che non capisca, dai, dei particolari sti africani un po'. Ma tu non devi dire che noi africani avere grandi qualità da sport! Fermo lì perché credo di aver capito. Ecco, Nicole, mamma, avere capito? Dai, non stai giudicando su, non stai giudicando su. Lei non ci preso per la testa, però le dà una grande brava persona. Oh, sbaglio a casa d'altra volta! Ma è sempre... Barbara, vedi volta che te sei giusta! Ma cosa succede? Chi? È un altro inquilino, sto che ho comprato! Vedere, io vedere muove per gli amici in modè! Per me sono la Barbara e per gli amici sono la... Di due essere Barbara e per gli amici essere Barbie! Tu come hai pensato? Ma che bella idea, qua che somiglio anche un pochettino. Sì, sì, sì. Uguali, due gocce di acqua praticamente. Ma se volete sentire? Vuoi dire che se te fossi la Barbie e che la storia l'averia cambia sponda? Ma che simpatico che lei vada! Ma sa che male ho chiesto, Mosè? Nel Nemorus, zia, sa? Il papà vuol conoscerlo stasera a cena? Oh, venire fuori proprio una bella sera stasera! Bella per porta, è il Mosè, bella per porta, Adrina! Ah, proprio una bella cena, sì. Ah, ti vedrai che le cambia le sue idee! Sì. Ma ascolta, invece, ma sarà dentro quel borsone? Qua! Con la divisa dei coppieri, via si cala in secca la quarta che capiva, anzi può misurarmela, le alta, lunga e anche grossa. Beh, allora, Mosè, accomodate, dai. Grazie. Vuoi qualcosa da bere? Oh, sì, grazie mamma, io a dare mato per vino rosso. No, Gino, che portembi c'è il vin qua, Mosè? Beh, allora, Mosè o Mohamed, siamo contenti. Io può dare tutto quello che vuoi, io vedere molto quanto in matematica, io può dare tabelline. No, aspetta. Non ti hai capito cos'è. Cioè, mi intendevo, contene qualcosa di ti, tipo quanti anni che te dai, che lavoro che te fai, do che te abiti. Giuro mamma, tu non manda via a me dubito perché io essere un po' strano. Oddio, disete che uno può essere strano finché te vuoi, ma se lei è una brava persona e se che vuol bene ma la me Nicole, impareremo ad accettarlo. E con tuo marito, quello che c'è è sempre molto duro e dire no extracomunitari. La garezon, la Gianna, la garezon. Ecco qua vino rosso, vino. Grazie. E comunque, esce a date la calù o no? Ma certo, guarda, come ripeto, se ti che vuoi bene alla me Nicole, qua ti sei il benvenuto. Bene, allora posso risponderle a modo e parlare bene. Oh, ma senti che bene che parla? Ma c'ha che la solda sta posta? Allora, signora Gianna, tanto piacere. Io mi chiamo Mohamed Senberdur. Vivo a Rovereto e sono studente universitario all'ultimo anno di scienze forestali. Sono i funghi. Sono nato in Italia. Le mie origini sono africane, ma sono molto fiero delle mie origini africane. Come le dicevo, suono i funghi per hobby e il sabato e la domenica vado a fare volontariato al centro sociale per aiutare i fratelli che hanno più bisogno, come me. Ma però... Ma e perché allora tutta quella messa in scena lì? Mamma, mi non ero d'accordo, però lui la dice che era meglio così, dai. Vedi signora, tante volte io ancora prima di parlare vengo catalogato come un extracomunitario da tenere a distanza. Quindi io volevo vedere la sua reazione di fronte a un ragazzo fortemente straniero. Oh, occhio. Ma c'è via, mica non era sta il bim. La sua reazione signora è stata da persona veramente in gamba e veramente da persona per bene e la ringrazio per questo. Ha capito ciò chi? Che per scemiti di fargli il terzo grado e nella fallo a noi, un po' toi. E io adesso signora non vedo l'ora di conoscere il suo marito. Ah beh, quello aspetta a dirlo. E comunque, guarda,
sono contenta perché mi pare che ti sei un bravo putella. Allora, brava Nicole. Però adesso a me Marie dove fargliela passare brutta, così te si darà una regolata. Quindi sa buffare, mamma? Mosè, date un vestito un po' più elegante di questo qua da mettere stasera? Ah, io no, ma mio fratello sicuramente. Ah, beh no, ma allora metti quel per stasera a cena, sa? Però riesci a parlare mal di noi come che ti fevi prima? Oh, no problema, buone cose, fare quello che vuole! Allora fin così, guardi, mi sto qua e stasera non collaboro, d'accordo? Così rendo il Bruno ancora più nervoso. E ti Nicole, va a aiutare al museo a prepararsi e a vestirsi, d'accordo? Va bene, dai. Dopo ne vediamo allora per la cena alle 7. Va bene. Io ancora non ho capito il perché di tutto questo tramaggio, ma per me non c'è problema, va bene. Nonno Gino, venga con me, dai, che andiamo a telefonarvi all'alba che l'ambidema a cena. Arrivo. Ne vediamo dopo. Ne vediamo dopo allora, dai, a dopo. Ciao nonno Gino. Ciao. Avvisi Nicole che avevo una bella idea a fare il matto con tua mamma. Questa è proprio una bella idea, Vara. Però, Mosè, che qualcosa che nome quadra. Mi non ho mai visto mia mamma così ti risentia come papà. Con tua mamma anche io la caverai i suoi problemi. Ma ti sta tranquilla che narrà tu ben. Da che ne dobbiamo fare. Dai, dai, va bene. Fortuna che l'ho incontrata su per le scale, che la madonna mamma a portare su tu, guarda che se no mi tocca fare tre viaggi e le sale 5. Se non che altro, signor Bruno, lo aiuta volentieri a portare sulle borse della spesa e anche sta roba qui che ho in mano. Ma a proposito, cosa saressero? Ah, questa cara mia è il cartellone della mia campagna politica che sulla mia faccia è bella grande anche. Sì, cara. Ma ero candidato sindaco? Sì, sono candidato sindaco e stasera con la Zina, con il segretario del mio partito, e sa fare quella serpe della mia moglie, la mi dice che va in sciopero. Così te la smetto di arrangiarmi a fare da Zina per tutti. Ma e quindi cosa pensano di fare de bon? Non so. Che è qualcosa che vive meglio di altro o... A dire la verità mi metto da schifo, cugina. Oddio, a parte... A parte cosa? Il caffè latte. Ma ascolti, non è proprio buono di far niente. Mamma, la cugina non è d'accordo. Pensa che l'ultima volta che la Gianna non la guerra, non mi ha telefonato e la maledetta. Guarda che tra 10 minuti boia e l'acqua, butte che le guide. Quindi? E mica la buttare le guide. 300, me la butta. Da 40 per 4 con la testa cross. O l'altra volta che la madì, per piacere, guarda, in pane nelle cotolette. E cosa ha fatto? Io ho fatto 10 cartoncini di panna da cucina e ho panna le cotolette. E panna la madì. Beh, allora dai, mi ascolti. E se non vi dispiace, che dai una mamma mia a far la cena, va bene? Ma veramente? Certo. Ma allora, fai così, guarda, se la mi dà una mamma a far la cena, la faccio per notarchi gratis, eh? Perfetto, direi. Bene, dobbiamo d'accordo? Certo, certo. Allora andiamo a far da mangiare. Perfetto, porca. La cucina è della. Ma cosa fente? Allora, potresti iniziare con una bella paella alla valenciana, una bistecca alla fiorentina, quella che piace, lei la mamma mangiate. Allora... Allora, fammi pensare, dunque, la valenciana me la son fatta, quella anche se n'hai in Spagna. E me la son fatta anche la Gianna non la guerra, quindi non la mangio capito. Allora deve essere stata proprio una roba coinvolgente la via in Spagna, con tutti quei profumi sensuali, quegli aromi, quei sapori.
Ma a dire la verità sono stato un po' deluso dalla valenciana, eh? Ma sì, le colpe fare una roba da far girare la testa, ma struca struca sono stato deluso. Ma e la fiorentina invece quando se l'era godesta? Ah, 2 anni dopo, quando sono andato in ferie a Firenze con la Gianna. E tanto lei era te lei che la dormia, sono sgatta da fuori e me la sono fatta tutta. La pensa? Pensa che dalla voglia mi sono dovuto rifarmi un'altra subito dopo. Ma invece qua in Italia cos'altro vanno a mangiare di buono? Allora, qua in Italia ho mangiato, dunque, fa pensare, la porchetta alla romana e la pasta alla bolognese. Anche i corni, anche i corni, e la valenciana e la fiorentina. Ma adesso vado della mia, adesso vado della mia al ribalto. E se capareste allora di queste due eccellenze italiane, signor Bruno? Allora, guarda, tra le due ho preferito la romana. Ma sì, la bolognese era delicata con un tocco in punta veramente unico. Ma la romana, ah, non era tan grande, eh? Piccoletta, ma una vera porchetta. Ah, non che dubbi che bisogna che me rifaga tutte e due queste eccellenze. Beh, però adesso Bruno pensate a noi, chi bisogna darsi da far prima che arrivi gli altri? Sì, meglio, far tu, fa ben e anche a pressa. No, beh, qua mi porta via tutto, ma ascolta, no, ma dei dolci messi? Ah, sapete? È vero, il dolce? Beh, potresti fare le fragole con la panna montata e il cioccolato fondente, va bene? Oh, è il dolce che preferisco, fantastico! Però, signor Bruno, mi non sono tan brava a far montare la panna. Ma non la staga a preoccuparsi, che quella è in cucina, è una delle robe che mi viene meglio! Adesso dal bome, adesso va di là e il desco quello, il ribalto, il desco. Tranquilla, che come la monto mi, non la monta nessuno. Adesso il sistema mi è, questa me le paga tutte me le paga, dalla prima all'ultima. Che razza di lavorata togli, eh? Se stai buoni a preparare tutte e anche la tavola con la stube. Quarta alle 7, ne pare? Quarta alle 7. Fa meglio andare a cambiarmi, coordinatore, segretaria e mi è partito. Ascolta, Vesti, grazie mille perché la mamma tira fuori proprio dalle rogne, grazie mille. Beh, ma ci mancherebbe, signor Bruno, le proprio sta un piacere aiutarla. E però, posso permettermi di dirvi una roba, senza che si offenda. E rifletta sul fatto che a casa Elo non fa niente. Perché se Elo non fa niente vuol dire che è qualcuno che fa tutto, o no? A questo non avevo mai pensato, eh? Va bene, grazie ora, dopo per la cena. Grazie. Gianna! Madonna, non c'è nessuno. Non so, guarda, vale. Le 7 che ancora da preparare tutti gli aperitivi, beh dai che ti tiro con me qualcosa. C'eri? Non so, da che ne hai finito tutti? No. Guarda, sono proprio contenta che mia cugnata la mandi a abitazione. Così posso assistere alla disfatta di mio fratello dal vivo. E finalmente potrò mettere la fascia del sindaco per i prossimi 5 anni. Allora, aspetta che vado a seguire tutto. Allora, il vin per il Gino che è la vodka per la Romina,
l'acqua per il calite e boom, il resto spritz, anche per me, ancora quello. Ah, madonna, tu sarai dai, tutti, io sono, dai, lì era carino, qualche ora. Ciao zia, com'è la? Ah, ciao Nicola. Ma chi è lo sto chi? Mi dire, io essere buono a me, per gli amici Mosè, essere moroso di Nicola, essere più a partire anche io. Madonna, stavolta mi fratello che rimette le penne. Piacere, Alba, futuro sindaco, zia di Nicole, ma soprattutto futuro sindaco. Oh. Bello fare sindaco, magari un giorno anche io fare sindaco. Ma guarda che è difficile la carriera politica, bisogna mettere tutto nero su bianco. Vabbè, io essere fortunato, essere già nero su bianco. Salam aleikum, salam aleikum. Salam. Ecco, essere anche noi in stanza per cena. Ma che bello aperitivo! Ma e mi dica Khalid, sa caldo dentro in quelle 24 ore? Avere cosa segreta in 24 ore? Ah, quella del drink è caduto, basta che non sia una bomba. Ma che sciocco, nonno Gino, ma che fate di venire io a dirti che era una bomba? Esatto. Quindi meglio tu non sapere mai, perché altrimenti tu salta in aria con me. Ma potrò almeno aspettare che finisca il bimbo. Simpatico, nonno Gino. Beh, ma adesso sei proprio previsibile. Ah, sei tutti più sicuri adesso? Ma sì, sì, sì. Sicuri come della Bolle de Fer e l'acqua. Ma dove viene preso tutto questo bel tacco? Ciao, cos'è di tuo buono? Ciao, fatti pompiere! Questo mi ha dato un caserma e anche io arrivo a casa per farmi mettere su un bocca a bocca. Bello, bello, molto bello! Qua c'è delle cose molto serie, pompieri da voi. Bravo, bravo, Barbi! Oh, che bene, che è un aperitivo anche per me. Sì, dai. Aspetta che tiro fuori le patatine anche, sono dimenticata. Chi me le frisbee? Guarda che bello! Cos'è che è? Spritz? Bevelo con l'acqua, con l'acqua, guarda. Io bevo solo acqua. Va bene. Questo qua, un cucchiaino. Guarda. Spritz. Bene, una persona. Allora, allora. La vegna pura, non stai a preoccuparsi, mi sono perfettamente d'accordo con tutti i suoi ideali, basta extracomunitari, è ora che vaga tutti a casa sua. Ma e mi scusa Salo, ma devi andare tutti a casa sua o a sua casa? Ma no, a casa sua se sa bene, ma chi da mino che posto? Beh, guardando qua il suo manteso sotterrotto non mi pare che sia proprio vera, eh? E non che sia posto qua anche per gli altri, mi pare. Che qua? Ma è chi è lo sti dolci, eh? Salam alaikum, pace a voi. Mio nome è essere Khalid, che in lingua araba significa l'inno. Vedere ben dopo sei mortale. E cosa che fa lo chi a casa mia ti ha messo a lotto, eh? Tu hai affittato camera a me? E ora offrire cena più dormire gratis? Sì. A cosa di suo se non si parla neanche, no? E l'altro Spatuzzi, chi è lo sto chi spazza cammini? Chi è lo sto qua? Andiamo va, io andrei morodo di Nicola, due andrei, io mamma! Cosa? Ma scherza bene, no? No, io devo scherzare, vero. Ah, ben, atta che proprio bene. Potrò darmi una spiegazione? Allora, l'affitta camere gratis agli extracomunitari e che offre anche la sina e Sofiola, la calmonos che è l'africana, potrà darmi una spiegazione? Ma lo assicuro, mi sono dei soldi, guarda, fa fare anche manifesto, guarda, che non farsi stamparti queste copiotte, che non è, tu l'impegno, guarda, tu l'impegno.
Come Zalisa? Ah! Zalisa, ah, sì, ha proprio bel motto. Vota Bruno Ost, sindaco, per un comune con più sesso civico! Ma se rendono conto? Oh, ma no. E anche al nome della lista, devo dire che proprio stolta destra! Ma basta, io le sono camassa, basta! Però dai signora, guardi che papà Bruno è bravo uomo, ha ridato tanti soldi per beneficenza a mia famiglia. Cosa? Anche beneficenza agli extracomunitari. Ma certo signora, avete pagato tutti per tutti, bravo papà Bruno, bravo, bravo. Non posso crederci, io la pensavo un estremista convinto. Allora, la barda che quella di esserne estremista, è solo una facciata per il Bruno. Non posso crederci. E lei mi lasci per cortesia. Ah, beh, come vuole. Quando lei aspetta 10 minuti, arrivare qui, tutti i miei amici e tutti i miei parenti e noi tutti insieme a cantare e ballare. Siete pazzi voi! Ma signor Bruno, non sentissero niente? Ma signora, ma rimanga qui con noi che si diverte di sicuro! Ah, no. Non se ne parla mai, non se ne parla! Addio signor Bruno! E per la campagna politica si arrangia! Anzi, è negarà l'opposizione! All'opposizione! Sì, certo! E arrivederci a mai più! Ma non sta a chi... Posso spiegare che tutto, che giuro! No, puoi spiegarmi tutto, ma se vada attorno qua, se vada, non credo che pura spiegarmi qua della situazione, Credo io, sai papà, è un po' difficile spiegare tutto. Ecco, appunto, a mai più, papà. Andata, appena arrivata, è già andata. Ma dico Misa, ma te l'ho detto pian piano il telefono e roba da scrivere sul manifesto. Dimmi la verità, l'hai fatta apposta, No, guarda che a me non ti mai detta proprio niente. Come no? Chi era il telefono, lo? Alba, non sta dimmi che ci sei stata te, caro mio, in politica tutto è concesso. Concesso? Ti mando via accesso! Ancora lui? Ma cosa che fa, Loki? Pace a voi, calmare te, per favore. Chiedo, ve ne dico, cosa fa, lo chiama a casa? Ancora, mio nome è Sre Khalid, che in lingua araba significa... Immortale! E amica tua che beve spritz, avere dato camera con cena gratis, che essere per gli stranieri. Ma dico mi, ma come si fa a portarmi a chinestra comunitario del genere, Del genere cosita, come si fa? Ma perché? Perché che genere essere io? Dei pezzorelu! E anche a te, Nicole. Ma come si fa? Ma guardalo! Ma guardalo bene, ma cosa guarda? Mostro che io non parlo neanche bene l'italiano! No, lo parla bene l'italiano! E come? Anche Sì, e te parli te proprio, che te sai di tutta! Ma dimmi perché? Ma perché tu mi fa questo? Perché? Perché? Sì, perché? Perché? Perché mi sono sempre qua da sola! E perché te mi tratti male? E perché ho scoperto che te mi hai fatto i corni? E fu de una volta! Ma sei di nessuno! Guarda che t'ho sentula di Drio, sa che te vantevi con la tua nuova amante qua, la Romina. Ma cosa dice la Summi? Ma scherze, mamma? No, che non scherzo. E la Valenciana, e la Fiorentina. E ho anche scoperto la tua chat segreta con la Romina qua. Ma dico mi, ma proprio ti con extracomunitaria? Va là. Dopo? Essere noi genere peggiore! Dai, torna al suo posto lì, ma cosa dice su? Guarda che prima era io con l'arte far da mangiare, e poi la Valenciana, sì, e bistecca la Fiorentina! Ma l'extracomunitaria? Sì, sono extracomunitaria e anche in cerca di un lavoro. Embroiona Kaela, voilà. Sì, e comunque guarda che mino, sa chat con due super computer! Ma se la Giana ha appena di decidi. Alba, dimmi che non ti sei stata te, Alba! Sì, sono stata mia a far che credere alla Gianna che ti capivi la mano. Adesso basta, adesso me ne hai combinato massa! No, papà, fermo, papà! Ti tegni sulla mano a preparare a sbattere le ali che ti voglio fuori dalla finestra! Oddio, papà! Oddio, papà! Oddio, papà!
essere medico. Oh, grande galina! Cos'è? Tenere galina. Ho sentito. Io ascoltare. Alla mala. Acqua, mi attento a non fare queste cose, mi raccomando, eh. Ecco l'acqua alla porta, Mosè! Come la porti ti, Mosè, che quella volta hanno sbagliato l'acqua? Non l'avevo, sì. Ma come si chiama, signor chi? Khalid. Oh, grazie, signor Khalid, lasciamo a me papà, grazie. Grazie, Khalid, voi due, eh? Sempre dobbiamo pegare questa politica. Visto? È medico extracomunitario che salva la vita. E per fortuna che guerra. E il mio Mosè sarà senegalese, ma parla benome italiano e anche il dialetto. E se te vuoi sapere che non hanno più, e sta anche ben po' se laurea in scienze forestali. Come se laurea? È per le più scienze forestali? Sì. Sì, certo. Sono all'ultimo anno, un altro anno andrò in Canada per un master. Ha visto a giudicare senza conoscere? La garisom, la Nicole. Effettivamente, il mio principio non è forse benedire in 3 minuti qua. E anche lei, la Romina, che è extracomunitaria, ma si brava a far da mangiare. Ci manca te. Vai, vai. Te ne combina massa, dai. Sì, mi ho esagerato stavolta. Sapete adesso, eh? No, adesso ve lo dico, mi sa fare. Ti, Bruno, dalla tua destra, te vieni un po' con me. E anche a te, Alba, dalla tua sinistra. E vieni un po' con me, Sacati. Ma perché non fondate un partito assieme voi due? Ma là, in fin dei conti, noi essere tutti fratelli. Sarebbe una buona idea, potresti chiamarlo se tutti fratelli. Sa che te hai ragione? È proprio una bellissima idea. È il motto del partito. E il motto potrei essere se tutti fratelli, perché non esiste arcobaleno senza colori diversi. Grande partito. Grande partito, se vuoi fare, io finanzio con i miei soldi, tutti, sono soldi. Beh, non guardatemi, vi domando scusa, ero veramente massa da una parte, vi domando scusa a tutti, veramente. E la sciora qua, la Romina, l'ha fatta anche ragionare un attimino, l'ha fatta pensare, bisogna che te staga pudrio. Sai cosa che fai, visto che è una cerca di lavoro? L'assumo come golf. E vai a un lavoro! Ecco, cosita. Mie ti Gianna potremmo passare un po' più di tempo insieme, magari te il bosco, anche sramo. Ma è finita la Barbara? Sì, è buffo, bella, bella finita. E mi pareva così perfetto quel manichin per la respirazione bocca a bocca. Ma perché? Cos'è successo? Ah, non sono stata mica buona di soffiar di dentro, sai? quasi mi stufo. Dove tu avere? Porta, io direi se va bene. Ma mi devo curare. Chissà cosa che la compra su. Ma la è intelligente, la barba la pesa, su. Oh, intelligente, la barba è intelligente. Ma asintomatica però. Ma Barbara, le manichime di plastica dura per te pu. Barbara, non la cambierà mai tua sorella. Mai!
immagina la gente vivere in armonia. Immagina un mondo senza più sete o fame, niente per cui morire, senza ostilità. Immagina la gente vivere in pace e amore. Io per te sarò un folle, ma non sono l'unico. Grazie.
registrazione del brano finale Immagina. Ancora, dove pare che non avremmo un sano, la terza volta presto. Allora, ringrazio il pubblico, questa sera credo che sia andata benissimo perché si sentivano gli applausi e le risate già le prime tre battute, per cui mai successo nella storia. Vedo anche numerosi e questo ci conforta, perché chiaramente gli attori hanno bisogno del pubblico e più pubblico c'è, più si acquisiscono forza e recitano anche meglio. E poi più gente entra e più animali si vedono. Lo dicevano al circo. Allora, i ringraziamenti li ha già fatti Irene, anzi devo ringraziare Irene che è la nostra presentatrice. Io volevo solo due cose. Innanzitutto ringraziarli tutti perché sono sorbiti come sempre tre mesi di prove e non sapete quanto lavoro c'è dietro a due ore di spettacolo. Gli amici di Brescia, di Lumezzane lo sanno. Volevo presentare Maria, che è la nuova entrata. Ha debuttato questa sera per la prima volta sul palco. Devo dire che avrà una carriera luminosa. Poi Maurizio e Beppe, che si sono sorbiti una parte direi non certo usuale per le nostre commedie, e quindi doppiamente bravi. E poi l'autore Fabio. Due applausi perché uno con l'attore e uno con l'autore. Anzi, vorrei che ci dicesse qualcosa magari su come hai avuto in mente di scrivere questa commedia. Commedia un po' tribolata, perché avevo iniziato a scrivere per una compagnia, poi due sono andate fuori, poi sono rientrate, ho dovuto riprendere per mano un po' di volte. No, è andata veramente bene, ringrazio tutti, soprattutto gli attori, perché quando facciamo le prove diciamo che i due più precisini sono io e Giuseppe. E gli rompiamo le balle a tutte le prove, no, non fare così, fai quella, è una pazienza enorme, quindi grazie a tutti i nostri attori. Un altro ringraziamento a Gigi, perché io questo camminetto me lo porto a casa, cioè è fantastico, cioè, tutti gli anni il nostro presidente fa queste cose, sono veramente incredibili secondo me. E poi un saluto agli amici della filodrammatica Dedra di Lumezzane, che due settimane fa... Sono venuti a trovarci che due settimane fa, giù da loro, perché hanno portato in maniera egregia una mia commedia giù a Brescia, che hanno tradotto in bresciano, quindi vi ringrazio per essere venuti su. Ecco, buon paese, sotto gli stessi. Esatto, perfetto. Bene, Presidente, vuoi dire qualcosa? Ormai l'abbiamo fatti attendere che troppo, cioè nel senso l'abbiamo quasi stancati, no? E a questo punto... Ne venendo domande sera, ma speri che sia altrettanti, magari cambiando fuori qualche uno. Gli stessi sempre no, cambia fuori qualche uno, dai. Va bene? Buonanotte.